Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, in particolare quelli usciti su una console dotata di maniglia. Oggi ricorre un anniversario davvero speciale, 20 anni dal lancio in Europa del GameCube. E per festeggiare una ricorrenza del genere, questo video sarà ovviamente ricchissimo. La console la adoro e ho legato al cubetto della grande N tantissimi bei ricordi. Ma oggi vorrei proporvi più che altro una retrospettiva sulla sua storia, un mini documentario che possa raccontare vita, morte e miracoli di una console che ormai tra gli appassionati è diventata una sorta di oggetto di culto. Uscendo dalle preferenze personali, perché con il GameCube possiamo parlare dell'ultima vera console Nintendo? E perché è riconosciuta universalmente come un fallimento? Cercheremo di scoprire insieme la storia dietro questo hardware e anche il fattore segreto che le ha permesso di essere enormemente rivalutata nell'ultimo decennio. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a stringere saldamente la manigliona e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Per comprendere adeguatamente la traiettoria intrapresa da Nintendo con il GameCube, bisogna innanzitutto partire da qualche anno prima, ripercorrendo la storia del Nintendo 64, la prima console che mise in crisi il predominio di Nintendo sul mercato. Non è un'esagerazione affermare che l'avvento di Sony sul mercato abbia rappresentato uno degli eventi più importanti di sempre per l'industria videoludica. PlayStation 1 divenne in pochissimo tempo uno degli hardware più di successo di sempre, trascendendo la sua natura di semplice console e diventando a conti fatti un vero fenomeno della cultura di massa. Nintendo, col suo Nintendo 64, accusò duramente il colpo e sebbene in termini di vendite non si può definire il Nintendone un fallimento in assoluto, nel confronto diretto con la macchina Sony, Nintendo ne uscì con le ossa rotte. Cercando di individuare quali sono stati i fattori principali di questa sconfitta e riassumendo in modo brutale anni densi di stravolgimenti, sicuramente Nintendo commise degli errori fondamentali. Il Nintendo 64 arrivò in netto ritardo rispetto alla concorrenza, permettendo così a PlayStation 1 di installare una vasta base indisturbata. Inoltre programmare su Nintendo 64 era estremamente complicato e la particolare architettura hardware della piattaforma richiedeva agli sviluppatori un impiego di risorse che in pochi studi potevano permettersi di spendere. Ma se ci fu qualcosa che alienò definitivamente gli studi di terze parti, fu la scelta di adottare le cartucce come unico supporto fisico della console. Rispetto ai CD di PlayStation 1, un formato che sarebbe diventato lo standard durante la seconda metà degli anni 90, le cartucce avevano una capienza ridicola ed era sostanzialmente impossibile pensare di trasportare su Nintendo 64 titoli multipiattaforma che facevano largo uso di filmati pre-renderizzati, tracce audio a bassa compressione e texture ad alta definizione, almeno per l'epoca. Escluso qualche porting miracoloso come quello di Resident Evil 2, praticamente tutti i grandi studi esterni voltarono le spalle a Nintendo, interrompendo collaborazioni ormai decennali, come ad esempio accadde con Squaresoft. Con il Nintendo 64 la grande N iniziò a scollarsi dal grande pubblico e, tolte le esclusive di peso, che rendono ogni piattaforma Nintendo qualcosa di incomparabile alla concorrenza, la macchina aveva veramente poco da offrire ai giocatori meno affezionati ai suoi brand storici. Per fare un confronto numerico che mette in luce questa disparità in modo chiarissimo, confrontate direttamente le due librerie. Su PlayStation 1 arrivarono quasi 8.000 titoli e buona fortuna a chiudere un full set, su Nintendo 64 poco meno di 400. Nintendo doveva correre ai ripari ed era chiaro che qualcosa andava cambiato rispetto alla strategia adottata con il Nintendo 64 e almeno nelle intenzioni l'azienda di Kyoto sembrava aver imparato dai suoi errori. Il presidente dell'epoca, Hiroshi Yamauchi, spingeva affinché la console fosse lanciata prima della concorrenza e inizialmente il GameCube sarebbe dovuto uscire verso la fine del 1999. Nel progettare l'hardware della console, Nintendo scelse un approccio molto più quadrato, anzi cubico, affidandosi ad IBM per la CPU, ad ATI per la scheda grafica e a Panasonic per il lettore ottico. Durante le E3 1999, l'allora presidente di Nintendo, Howard Lincoln, salì sul palco per annunciare la nuova console. Dal nome in codice Dolphin, sarebbe stata estremamente potente e non costosa. In più Lincoln annunciò che non avrebbe utilizzato le cartucce ROM come supporto, scatenando un fragoroso applauso da parte della stampa. Il presidente
l'utente però non specificò con cosa sarebbero state rimpiazzate. La cosa più importante di tutte però era che l'hardware sarebbe dovuto essere più potente della concorrenza e ridicolizzare le caratteristiche di PlayStation 2, dando priorità assoluta al contenimento dei costi e alle dimensioni della piattaforma. L'idea era quella di creare un qualcosa pensato innanzitutto per gli sviluppatori e solo in seguito per i consumatori. Ecco perché, senza ombra di dubbio, possiamo definire il GameCube come l'ultima vera grande console Nintendo. Il progetto nacque per combattere sullo stesso campo dei propri rivali e il GameCube seguiva l'impostazione classica di tutte le console che si erano affacciate sul mercato fino a quel momento. Dopo la disfatta del cubetto, Nintendo avrebbe modificato radicalmente il suo approccio al gaming con una strategia che viene definita Blue Ocean. L'idea alla base è quella di farsi da parte e non competere più direttamente con la concorrenza, ma proporre un qualcosa di radicalmente diverso in grado di attrarre il pubblico per altri motivi ed allargare così enormemente il proprio bacino di utenza, non rappresentando più una tra le tante alternative del mercato, ma una vera e propria unicità nel settore. Mentre Sony e Microsoft sono andati avanti numerando le proprie console, anche se non sempre in modo lineare, Nintendo ha rivoluzionato il mondo del gaming con i motion control, ha stravolto il mercato delle portatili col DS e il suo doppio schermo e poi, dopo lo scivolone clamoroso del Wii U, ha aperto le porte all'idea di hardware ibrido con Switch. Il GameCube è stato l'ultimo grande fallimento di una Nintendo che ancora si approcciava in modo classico al videogioco. Dopo di lui, nulla sarebbe stato uguale a prima. Ma abbiamo detto che Nintendo sembrava aver imparato dai suoi errori e Dolphin partiva col piede giusto. Peccato però che Nintendo si dimostrò non in grado di intraprendere la direzione che il mercato stava seguendo a inizio anni 2000. E qui la storia inizia a farsi complicata. Partiamo dai dettagli più semplici. Ancora una volta la grande N era in ritardo e l'uscita prevista inizialmente per la fine del millennio fu posticipata enormemente. Il problema è che i giochi non erano pronti. Questo permise a Sony di avere un vantaggio enorme. PlayStation 2 arrivò sul mercato giapponese il 4 marzo 2000, mentre fu commercializzata nel resto del mondo entro la fine di quell'anno. Il GameCube fu presentato ufficialmente ad agosto, ma uscì più di un anno dopo in Giappone, il 14 settembre 2001, lontanissimo dalla data iniziale prevista per il 1999. Un anno intero in cui Sony ancora una volta entrò sul mercato indisturbata, con una delle console più attese di sempre. Nintendo arrivò invece in concomitanza con l'Xbox, con una lineup di lancio non solo risicata, ma che per la prima volta non presentava un titolo di Mario. Mancavano i giochi, da qui il ritardo di quasi 2 anni, e molti dei titoli che popoleranno la libreria del GameCube nei primi mesi di vita saranno progetti Nintendo 64 posticipati a forza per non lasciare completamente scoperto il cubetto. In più mancavano i kit di sviluppo necessari per produrre i giochi. I soli studi ad aver ricevuto con largo anticipo questi strumenti furono 4, 2 interni a Nintendo, Rare e Retro Studios. Ed eccoci qua al vero problema del GameCube, ancora una volta mancavano le terze parti, e ancora una volta la situazione fu una conseguenza diretta dell'atteggiamento di Nintendo, che si rifiutò di adattarsi agli standard imposti dagli altri. La scelta più incomprensibile fu quella di negare il supporto DVD in favore dei mini disc proprietari. Questa decisione fu probabilmente il più grande errore mai commesso da Nintendo fino a quel momento. Nonostante fossero state abbandonate le cartucce, con i mini disc si presentavano gli stessi problemi di capienza, ma in più si aggiungeva un'altra fondamentale problematica. Il GameCube non aveva nessuna delle funzioni multimediali proposte dalla concorrenza. PlayStation 2 era il lettore DVD più economico disponibile sul mercato all'epoca, una scelta che le permise di presentare la sua console come un apparecchio che non si limitava al semplice gaming, ma era a conti fatti un multimedia center. Anche Microsoft, tramite l'acquisto del telecomando, permetteva la riproduzione dei DVD su Xbox. Nintendo invece era fuori dai giochi. A questo punto è interessante notare le risposte che venivano date dall'azienda per giustificare la scelta dei mini disc. C'era ovviamente il solito discorso sulla pirateria, ma le interviste di Miyamoto dell'epoca mettono in luce un atteggiamento specifico della compagnia, che era ancora convinta di essere il leader incontrastato del settore e che tutti quanti si sarebbero dovuti adattare a quello che Nintendo imponeva. Rispondendo a una domanda della rivista Computer and Video Games, Miyamoto affermò che la minore capienza dei mini disc era una cosa positiva, un'opportunità, perché lanciava un messaggio chiaro agli sviluppatori. Non c'era alcun bisogno
bisogno di riempire a forza un intero DVD. In ogni caso, se ci fosse il bisogno di creare il software più grandi, a quel punto basterebbe creare giochi su più dischi. È ovvio che mantenendo uno stretto controllo sulla produzione di questo supporto proprietario e sui costi di licenza, l'utilizzo del mini disc era praticamente un invito a rivolgersi altrove per pubblicare i propri giochi, e così fecero in tanti. Ma questo non sembrava essere un problema per Nintendo, che già prima della commercializzazione del GameCube dimostrava totale disinteresse per tutto quello che accadeva fuori dalla sua sfera di influenza. Leggere oggi le dichiarazioni di Hiroshi Imanishi, il braccio destro di Yamauchi, è illuminante. Dopo aver affermato in più di un'occasione che l'azienda non vedeva Sony e PlayStation 2 come la diretta competizione del GameCube, e che anzi, se c'era qualcuno che Nintendo doveva temere, era la sua stessa divisione di console portatili, si esprimeva così sul supporto delle terze parti. Nintendo vende i suoi hardware con i suoi giochi sviluppati internamente, e questo porta gli sviluppatori esterni a voler fare i giochi per GameCube. Non siamo noi ad approcciare le terze parti chiedendogli di fare giochi per il GameCube. Se vogliono, è una loro scelta, va bene, ma non saremo mai noi a chiederglielo. Insomma, uno dei problemi principali fu la stessa ostinazione di Nintendo, che non le permise di accorgersi che il mercato stava cambiando rapidamente e con esso anche i gusti dei giocatori. Storicamente Nintendo aveva sempre avuto problemi con il comunicare un'immagine precisa di sé al pubblico. Con il NES riuscì a fare breccia nel cuore dei consumatori occidentali mascherando l'identità giocosa della sua console, ma già la rivalità storica con Sega durante gli anni 90 portava l'aggressiva campagna pubblicitaria della concorrenza a indicare Nintendo come un'azienda per bambini. Ed effettivamente col GameCube Nintendo dimostrò di non avere nessuna intenzione di proporre qualcosa di diverso dal gaming puro, e in più di un'occasione indicò la sua console come un giocattolo. Mentre Sony aveva tra le mani un multimedia center esteticamente in linea con l'idea dell'epoca di strumento high-tech, Nintendo non solo proponeva una console senza fronzoli, ma anche un design completamente fuori dai canoni estetici dell'epoca. Dal colore fino alla maniglia, ma anche all'impostazione stessa della console, era praticamente impossibile convincere il grande pubblico che si trattasse di un hardware che occupava lo stesso spazio delle ben più futuristiche PlayStation 2 e Xbox. E così a cascata seguirono delle decisioni che non facevano altro che evidenziare quanto la visione di gaming di Nintendo fosse anacronistica. Il GameCube non fu in grado di aprire al gioco online, nonostante supportasse la connessione internet tramite l'utilizzo di un modem venduto separatamente, ma a parte Phantasy Star Online non ci furono titoli in grado di esplorare questo settore, un deficit che ancora oggi Nintendo si porta dietro. Lo stesso fu per quanto riguarda la libreria dei software. Il pubblico era in cerca di qualcosa di più adulto, maturo e dark, e in questo Nintendo era completamente scoperta. Certo, provò a correggere il tiro da subito proponendo esperimenti particolari come il capolavoro Eternal Darkness, e anche Capcom con il suo supporto tramite i Capcom 5 rese brevemente il GameCube come la console preferenziale per i fan dei survival horror e dei beat'em up vecchia scuola, ma è chiaro come anche in questo Nintendo non voleva piegarsi alle regole del mercato. Ecco quindi che dopo una presentazione spaccamascella di un The Legend of Zelda dark e realistico allo Space World del 2000, Nintendo cambiò completamente rotta con Wind Waker. La delusione di molti fu immensa. Senza dubbio, l'ostinazione e la testardaggine di Nintendo sono i fattori che hanno portato alla prematura disfatta del GameCube. Alla fine del suo ciclo vitale, la console ha venduto un totale di 21 milioni di unità. Un nulla in confronto agli oltre 155 milioni di PlayStation 2, e un risultato imbarazzante rispetto ai 24 milioni di Xbox, la nuova arrivata. Un terzo posto che però non si riflette nell'aura di mitizzazione che avvolge questa console. Eh sì, perché sono proprio questa ostinazione e testardaggine ad aver permesso al GameCube di diventare una console immortale. In questo progetto è percepibile da ogni angolazione la frustrazione di Nintendo, che provava con tutti i suoi mezzi a riconquistare un pubblico ormai lontano. Il fatto che Nintendo non sia riuscita a imporsi sul mercato non è indice del valore della sua proposta, né dell'impegno e dell'amore profuso all'interno della sua realizzazione. Partirei quindi un attimo parlando dell'hardware. Miyamoto impiegò circa 3 anni solo nella progettazione del controller GameCube, una periferica che ancora oggi viene ricordata come uno dei migliori prodotti della grande N e che negli ambiti competitivi di Smash è ancora utilizzata come scelta primaria dai giocatori professionisti. Ho dedicato parecchi video alla genialità dietro al design di questo controller, una periferica cucita su misura sui giochi che venivano sviluppati tenendo a mente le sue unicità. È anche vero che Nintendo
col WaveBird, è stata una delle prime aziende a standardizzare i pad wireless, con un prodotto basato sì su una tecnologia non più all'avanguardia, ma incredibilmente funzionale per l'epoca. Quello che però sanno in pochi è che già ai tempi del GameCube la grande N sperimentava con sistemi di controllo alternativi. Se ormai è certa l'esistenza di un prototipo del Wiimote costruito per GameCube, sono altrettanti i brevetti dove Nintendo iniziava a sperimentare con l'idea dei giroscopi e sistemi di controlli alternativi, proprio durante il periodo di sviluppo del GameCube. E se poi tutto questo verrà finalizzato con la Wii, fu Iwata a dichiarare durante un briefing sui risultati finanziari che il GameCube aveva una funzione segreta in grado di visualizzare elementi grafici distinti per entrambi gli occhi, per una possibilità futura di realizzare un'esperienza di gaming tridimensionale. Una feature poi mai attivata, ma che dimostra quanto l'idea del 3DS fosse passata in uno stadio evolutivo anche attraverso il GameCube. Inoltre non dimentichiamoci della connettività tra GameCube e Game Boy Advance. Questo permetteva un tipo di multiplayer asimmetrico, poco sfruttato è vero, in parte perché non così facile da mettere in piedi, ma che palesemente presentava dei concept di game design che poi sarebbero stati alla base di quanto proposto con Wii U. E il Game Boy Player è proprio quel piccolo timido passo verso l'unificazione e sovrapposizione del mercato portatile con quello delle home console, una Switch ancor prima dell'idea di hardware ibrido. Per questo penso che il GameCube sia una sorta di spartiacque tra la Nintendo degli albori nel mondo del gaming e la Nintendo che conosciamo oggi con Switch. Una console fortemente tradizionalista, un disperato tentativo di aggrapparsi a un mondo che non esisteva più, ma allo stesso tempo anche il germe per qualcosa che sarebbe esploso da lì a pochi anni. E vorrei chiudere questo corposo video di buon compleanno ricordando in parte anche la libreria del GameCube, la massima espressione di quel concetto di gaming che, come abbiamo visto, era la base di tutto il progetto Cubetto. Ancor più dell'hardware, il software del GameCube riesce perfettamente a incapsulare quella volontà da parte di Nintendo, Miyamoto e tutti i team interni di proporre un'idea di game design innovativa, seppur confinata dentro a una tradizione ben specifica. Il caso di Wind Waker è emblematico. La decisione controcorrente di Nintendo di adottare il cel shading ha permesso al titolo di invecchiare egregiamente, a differenza di molti suoi contemporanei. Il gioco ha sostanzialmente inventato un canone stilistico ed è diventato ad oggi uno degli episodi preferiti della serie. La percezione comune non era pronta per Wind Waker nei primi anni 2000. E mentre il mondo intero rivolgeva lo sguardo verso l'online play, Nintendo glorificava il multigiocatore da divano, proponendo quella che forse è una delle migliori macchine di sempre per lo split screen. Double Dash nasceva proprio con l'idea di dare priorità assoluta alla cooperazione tra i giocatori e tutto si può dire a Nintendo, tranne che non si sia presa grandissimi rischi con ognuna delle sue serie principali. Super Mario Sunshine è sostanzialmente l'anti Super Mario 64, sia a livello estetico che di game design, quando in realtà a Koizumi e soci sarebbe bastato riproporre lo stesso identico gioco in HD. Certo, non siamo ai livelli del suo predecessore, ma un esperimento del genere poteva essere concepito solo su GameCube. E potrei andare avanti per ore, con esperimenti geniali come Pikmin, Jungle Beat, il già citato Eternal Darkness, l'irriverenza di Paper Mario o la giocabilità eterna di Super Smash Bros. Melee. E se è vero che quasi tutti abbandonarono Nintendo durante il ciclo vitale del cubo, non vanno assolutamente sottovalutati gli sforzi di Sega e Capcom di creare una libreria in grado di esistere anche all'infuori delle produzioni first party. Ma forse vale la pena chiudere con Metroid Prime, l'esempio perfetto per questo discorso che stiamo portando avanti. Non so se vi rendete conto, Nintendo rischia tutto dando in pasta a un team occidentale con zero esperienza alle spalle un titolo che doveva rappresentare il passaggio al 3D di una serie storica, ma su cui nessuno tra i piani alti aveva mai creduto veramente. Mentre gli altri grandi nomi avevano già effettuato con successo il passaggio alla tridimensionalità, c'era qualcosa che proprio non funzionava con Metroid. Da qui la sua sparizione dai tempi di Super Metroid. Poi improvvisamente viene data carta bianca a Retro Studios, Miyamoto impone la prima persona ed esce fuori un capolavoro impressionante. Mentre il mondo impazziva per Halo e gli FPS diventavano improvvisamente il genere di riferimento su larga scala per l'action e il multiplayer, Nintendo ha preso questo trend e lo ha ripiegato e plasmato secondo la sua visione. Nasce così un'avventura solitaria, silenziosa, un first person adventure, un qualcosa che non si era mai visto prima e che in molti proveranno ad imitare in seguito.
Metroid Prime è il GameCube, un qualcosa fuori dal tempo, che vive di contraddizioni, ma che proprio in queste continue tensioni nasconde un fascino inesauribile. Quindi buon compleanno GameCube, altri 20 di questi anni. Spero che questo video vi abbia intrattenuto dall'inizio alla fine, sia che siate dei vecchietti come me che nel 2002 compravano, probabilmente senza sapere neanche quello che stavano facendo, questa storica console, sia che siate dei giovinastri che non hanno avuto l'occasione di vivere in prima persona questa particolarissima era del gaming. Vorrei seriamente ringraziarvi per essere arrivati fino in fondo e per darmi la possibilità di creare contenuti del genere. Certamente senza il supporto dei Porion non potrei mai imbarcarmi in lavori di tale portata, ma senza i commenti di tutti voi, le vostre interazioni e le vostre visualizzazioni, non avrebbe senso fare tutto questo. Vi ringrazio quindi ancora una volta per la fiducia, il supporto e l'energia che mi date sotto a ogni video. Ma non è finita qui, la settimana del GameCube continua. Non scappate, mi raccomando. Ci vediamo domani con un nuovo video, voi fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto cubate duro. Io sono il Poro Game, Michele Cube, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Bizantissimo.